Ecco, questo è l'impegno che noi intendiamo metterci, e invito davvero tutti quanti, coloro che sono all'opposizione, ad essere uniti, a non tifare per non mandare il proprio elettorato a quella manifestazione, non serve a niente. Noi rispettiamo chi non viene, così come chiediamo di rispettare chi viene e chi di noi vuole impegnarsi in questo modo. Sarà sicuramente una manifestazione non contro questa o quella persona dell'opposizione, ma è una manifestazione per informare il Paese sull'anomalia di questo governo, che è nato per esigenze processuali di qualcuno, non per esigenze di governare il Paese. L'Italia dei Valori non scende in piazza contro, ma per un'informazione più plurale e trasparente e per una giustizia che funzioni. Invece oggi vediamo che per esigenze personali del capo del governo viene messo in ginocchio la funzionalità della giustizia e viene ridotto al silenzio l'informazione, perché i giornalisti non possono neanche più far sapere ciò che accade nelle segrete stanze del potere. Non lo interpreterei come una competition di forza di volontà o di capacità di decidere. Tutto il PD è parecchio più grande, che vuol dire che ha parecchie più anime, parecchie più voci, parecchie più questioni proprio da nutrire all'interno del partito, lavori in corso, perché è un partito così giovane che non è finita ancora l'imbiancatura delle stanze. L'enormità della sconfitta, diciamo, ecco, non bisogna farsi, l'enormità della sconfitta è rafforzata da una legge elettorale sbagliata. Bisogna rovesciare la tendenza e lo si può fare soltanto se si fa appello al protagonismo civile. I partiti da soli non ce la faranno mai.